Alfredo De Luca, organizzatore, seconda edizione del Danza Peak. Che edizione è stata? È ancora, perché siamo al giro di boa, si concluderà il 24 di questo mese qui a Diamante. Un'edizione calda sicuramente, perché stiamo soffrendo il caldo, ma i ragazzi si stanno divertendo tanto, davvero la danza dà vita, soprattutto in questo periodo. Siamo stati fermi 2 anni, il Danza Peak ha ridato vitalità ai ragazzi, soprattutto in quelli che credono nel mondo della danza, e qui a Diamante abbiamo dato la dimostrazione di portare un festival internazionale, perché ieri abbiamo avuto il miglior ballerino al mondo di Dance Hills, che è Yanis Marshall, e sicuramente i ragazzi hanno apprezzato, e è un orgoglio portare ballerini da Padova, Genova, Roma, Napoli, Sicilia, Puglia qui a Diamante al nostro congresso. Possiamo iniziare a fare un bilancio di questa edizione anche con il numero di adesioni, perché sicuramente la questione Covid ha aiutato quest'anno, perché i regolamenti, insomma, sono molto più blandi, quindi siamo riusciti ad avere un'affluenza maggiore probabilmente. Sì, siamo riusciti ad avere un'affluenza maggiore, ma soprattutto la caratteristica del nostro festival è quello di dare un'opportunità a tutti quanti, quindi noi ovviamente più adesioni abbiamo, e soprattutto i ragazzi, prendendo delle borse di studio da questi maestri, hanno occasione anche di studiare fuori. Faccio un esempio: Antonio Fini ha dato delle prestigiose borse di studio che saranno consegnate il 24 al Teatro dei Ruderi di Cirella, per una borsa di studio prestigiosa al 50% per la sua scuola di danza a New York. Quindi stiamo parlando di un percorso formativo che poi andranno a fare i ragazzi dopo il Danza Peak. Ricordiamo il programma di queste ultime 2 giornate restanti. Allora, il programma prevede domani sempre il full stage dalle 12 fino alle 21, e domenica ci sarà lo spettacolo finale, appunto, dove ogni scuola di danza, dove ogni allievo porterà le proprie esibizioni, e alla fine saranno consegnate le borse di studio sia dal cast artistico che da noi organizzatori. Il Danza Peak rientra anche nel cartellone di eventi della stagione Ruderi, quindi già che ci siamo facciamo un recap di quella che sarà la stagione estiva quest'anno? Subito dopo il Danza Peak inizierà l'allestimento di uno dei concerti più attesi, Riccardo Cocciante, unica data tra Sicilia e Calabria, quindi stiamo parlando di un concerto con oltre 60 elementi sul palco, con l'orchestra del maestro De Amicis, della RAI, quindi partiremo col botto e finiremo altrettanto con Irama il 20 agosto. Sentiamo già il sottofondo musicale suo, è uno degli artisti del momento ed è anche importante portare un concerto così importante di questo artista, di questo calibro, ovviamente Cocciante pure, ma Irama, stiamo parlando dell'artista in assoluto estivo, quindi per noi è un motivo anche di orgoglio. E Telediamante vi seguirà passo passo in tutta questa bellissima kermesse. Telediamante è sempre con noi, il grande prof, voi che siete operatori, tutto quanto. Salutiamo anche Maria Grazia che sta riprendendo, vedi, quindi è importante per noi avervi a fianco, e soprattutto si è creato un rapporto di sinergia con Telediamante ormai da anni, e siamo una famiglia ormai. Giuseppe Ferraro, art director di questa bellissima kermesse del Danza Peak. Abbiamo già parlato con Alfredo De Luca dell'aspetto organizzativo di questa rassegna. Spiegaci un po' il lato artistico. È il secondo anno che ho la direzione artistica di questo evento, che si spera diventi un appuntamento fisso non solo per la città di Diamante, ma anche per l'intera Calabria. Quest'anno abbiamo ampliato il parterre, abbiamo aperto le porte anche a artisti di campo internazionale tipo Yanis Marshall, Rob Rich. La risposta è stata, così come lo scorso anno, abbastanza forte, quindi questo lascia sperare che la danza, quest'arte meravigliosa, possa finalmente avere i suoi spazi importanti anche nella nostra terra. Una direzione di eccezione personificata da un ballerino d'eccezione, quindi tutti gli stili sono rientrati in questa kermesse. Spiegaci un po' qual è stato anche l'aspetto stilistico che raccoglie tutte le necessità dei vari ballerini presenti. Sì, ho messo insieme un cast, appunto come hai detto tu, che raccoglie un po' tutti gli stili di danza, quindi dal classico al moderno al contemporaneo, hills, hip hop, video dance. E abbiamo avuto per la prima volta in Calabria appunto Yanis Marshall, che è l'esponente mondiale, il numero uno mondiale degli hills, sarebbe la danza sui tacchi degli uomini, se lo possiamo così dire, ma non solo degli uomini, anche delle donne.
Quali sono i prossimi appuntamenti che ti vedranno protagonista? Allora, io attualmente sono in tour come ballerino nel corpo di ballo di Cristiano Malgioglio, anche come coreografo. Poi avremo uno spettacolo il 5 di agosto con Vincenzo De Lucia, comico del momento, e poi voi avete questa stupenda, meravigliosa rassegna al Teatro dei Ruderi. E noi ti seguiremo in tutti i tuoi eventi. Grazie mille per essere stato con noi, buon lavoro. Grazie mille. Fabrizio Prolli, benvenuto a Diamante, anche da parte di noi di Telediamante. Come ti è sembrato questo Danza Peak? Allora, già il secondo anno che vengo qui a Danza Peak, Diamante ce l'ho un po' nel cuore, perché io quando ero piccolino ho fatto delle vacanze proprio qui e è un'organizzazione perfetta tra Alfredo, Giuseppe e Lucia. Sono delle personalità e persone proprio corrette, è tutto molto giusto e in questo momento della danza, diciamo, in Italia non è sempre facile, invece mi sono trovato molto 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 bene e i ragazzi hanno una bellissima energia e è proprio piacevole venire qui. È anche bello rivederli tutti dopo il Covid, essere così a contatto in questi spettacoli. Come ti sono sembrati i partecipanti di questa edizione? No, sono bravi, sono pieni pieni di voglia di fare e si vede perché hanno brama negli occhi e questa è una cosa molto molto bella che infatti mancava a causa del Covid, no? I prossimi appuntamenti che ti vedranno protagonista in giro per l'Italia? Allora, adesso torno a Roma, poi ritornerò in Calabria a Scilla per un altro evento, poi faccio la Sicilia, poi ritorno su a Torino, poi vado nelle Marche, faccio un po' così, fino in Umbria e poi mi faccio una vacanza pure io perché ho bisogno anche un po' di riposarmi. Ecco. Ti aspettiamo nella nostra Calabria, grazie. Grazie a te, grazie mille, ciao. Chiara Luce, una delle partecipanti a questa bella kermesse, da dove vieni? Da Potenza. Come ti è sembrato? Io è il primo anno che partecipo qui, ma da subito mi ha dato una bellissima impressione, non solo per la varietà di generi che ci sta, ma anche per l'alto livello che ci sono di insegnanti. Si passa magari al contemporaneo, all'hip hop, al jazz funk, ci sono veramente un sacco di stili e sono molto contenta di aver partecipato. Io sono qua grazie a una borsa di studio e sono veramente contenta. Innanzitutto complimenti per la tua borsa di studio. A quanti corsi hai partecipato? A tutti, le master. Class 2 che sono state ieri, però per il resto a tutti finora. Quale ti è piaciuta di più, possiamo chiederlo? Forse quella lì con Antonio Fini, di contemporaneo. Sarai una ballerina da grande, immaginiamo. Sì, è quello che voglio fare in futuro, sì. In bocca al lupo e buon proseguimento. Grazie mille. Grazie.